Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti nel canale. Oggi un nuovo video e mi vedete in una versione un po' diversa perché sono venuta qui a casa di mio fratello e ho deciso di passare un po' di giorno qui a casa sua perché, diciamo, sto passando un periodo non molto bello e quindi a casa mia non me la sentivo di stare tanto, diciamo. Quindi se vedete la location diversa è solo per questo. Scusate anche se mi vedete scalza sul divano con questo tunicone nero, ma volevo registrare questo video ed essere proprio tranquilla, più scialla, più confident possibile. Volevo stare proprio io e voi e basta. Vi sto dicendo questo perché finalmente è arrivato il video spiegazioni e tanti di voi appunto aspettavano, ovvero il video su cosa mi è successo realmente quest'estate. Sono tornata i primi di settembre e ho appunto girato un video dove vi dicevo che sono stata male, che ho avuto tanti problemi sia di salute che sia appunto sentimentali. E quindi i problemi di salute appunto ve l'ho spiegati, vi ho già detto che avevo avuto problemi con le braccia, ma oggi sono qui appunto per spiegarvi perché sono sparita e cosa mi è successo quest'estate. Molti di voi e chi mi segue su Instagram aveva già intuito qualcosa, perché comunque si vedeva dalle stories, si vedeva un po' nell'aria, insomma, quello che stava succedendo, e quindi avete già capito, insomma, di cosa si tratta. In parole povere, mi sono lasciata con il mio fidanzato. Mi sono lasciata con Alessio dopo 5 anni di convivenza. Ci siamo lasciati all'incirca un mesetto e mezzo fa, ma le cose comunque non andavano già bene da tempo, appunto per le ragazze che mi seguivano sulle Instagram stories e tutto quanto vedevano che io uscivo, andavo nei locali. Tantissimi di voi in questi mesi mi hanno incontrata per i locali romani, dove appunto mi chiedevate: ma Giulia, ma Alessio non è geloso che vai a ballare? Giulia, ma perché tu esci e Alessio non è con te? Insomma, mi facevate tante domande, no? E la spiegazione è proprio questa, ragazze, perché io adesso avevo deciso di prenderci un periodo di pausa. Io non sapevo più onestamente se ero innamorata o meno di lui. All'incirca verso il mese di aprile io ho cominciato ad avere un po' un caos in testa, no? Non sapevo se comunque amavo Alessio, non sapevo se era l'abitudine di conviverci insieme a casa, perché comunque noi erano 5 anni appunto che convivevamo, e quindi io ero un po' confusa e quindi avevo deciso, insomma, di prendermi una pausa. In questa pausa avevo cominciato comunque ad uscire più frequentemente. È pur vero che ormai era un annetto e mezzo che comunque tutti i weekend io con Eleonora andavo a ballare, però le cose, diciamo, andavano bene, non era cioè non avevamo un brutto rapporto, anzi stavamo bene, anche se l'altro anno noi ci eravamo già lasciati e poi siamo tornati insieme. Ma secondo me quello è stato un grande errore, perché diciamo le cose sono un po' cambiate da parte mia già dall'altro anno, da quando avevamo già avuto quella brutta rottura. Io già avevo cambiato il modo di amarlo, il modo di pensare e tante cose di me, e quindi forse è stato un errore tornare insieme, ma abbiamo comunque voluto riprovarci. Siamo stati di nuovo tutto questo inverno insieme, tra alti e bassi, tra litigate, come insomma tutte le coppie siamo state insieme, però insomma le cose non andavano poi così tanto bene. Dentro di me sapevo che c'era qualcosa che non andava, fino a che appunto poi non arriva
aprile di quest'anno, dove io ho cominciato ad avere qualche tentennamento, dove appunto non riuscivo a capire se io lo amavo realmente o era abitudine. Quindi avevo cominciato anche a indispettirmi verso di lui, a trattarlo un pochino male, a cercare di allontanarlo, no? Perché forse dentro di me non trovavo il coraggio per dire basta, in realtà. E quindi quando anche andavo nei locali insieme alle mie amiche, lui comunque si arrabbiava, a me non me ne importava, litigavamo tutti i weekend, avevamo cominciato a litigare più frequentemente, insomma ragazze, si sa, il rapporto diciamo è cominciato ad andare un po' a scemare. Io adesso non sono qui a dire lui è il cattivo, io la buona, o io sono la cattiva e lui il buono, perché penso che come nei rapporti di amicizia, anche nei rapporti di amore si sbaglia sempre in due. Io sono sempre dell'opinione che quando uno sbaglia, sbaglia 50 e 50. Io posso dirvi che ho sbagliato tanto dal mio punto di vista a non essere sincera da subito a dirgli che forse non l'amavo più, ma avevo bisogno di capire e di metabolizzare bene la cosa, quello che mi stava succedendo, perché io in realtà dentro di me sapevo che non lo amavo, ma avevo paura forse ad ammetterlo, avevo paura dell'abitudine, non so quello che mi passava per la mente, ma mi sentivo in colpa perché Alessio mi ha conosciuto che pesavo 151 kg e ha saputo amare Giulia per la vera Giulia, ovvero adesso è facile potersi innamorare di me perché comunque sono una ragazza piacente e quindi è facile ora innamorarsi di me, mentre lui quando ha cominciato ad amarmi mi amava che pesavo 150 kg e quindi non si è innamorato dell'estetica di Giulia, ma si è innamorato del cuore di Giulia, dell'anima di Giulia, e quindi io mi sentivo in colpa per questo, mi sentivo in colpa perché mi è sempre stato vicino in ogni mio percorso che ho fatto dopo, mi sentivo in colpa perché mi ha sempre supportato, mi sentivo in colpa per tante cose e quindi in mente mia non riuscivo a dire basta. Poi è arrivato un giorno che un mese fa io ho cominciato a vedere delle cose in lui un po' strane, mi accorgevo di cose che non mi piacevano, non sto qui a dirvele anche per rispetto suo, perché comunque sono magari cose sue private che non vorrà magari dire e non lo so, però vi posso assicurare che mi ha fatto una brutta cosa e quindi dal momento che mi ha fatto questa cosa io ho deciso di troncare la situazione e basta. Sono venuta a scoprire cose che lui ha fatto, che ha detto, che a me non piacevano e quindi ho colto diciamo la palla al balzo per dire guarda basta, dopo che tu hai fatto queste cose, veramente basta. Ha fatto le valigie, è andato via e io sono stata diciamo da una parte male, ma da un'altra mi ero praticamente liberata da un groppone forte che mi sentivo dentro ormai da tanti mesi, no? E quindi ho avuto un mix di emozioni strane nella mente, anche fisicamente non sono stata bene perché ragazzi avevo la testa che mi frullava, mi viaggiava, non sapevo cosa dovevo fare. 3.000 emozioni, ragazzi, non avevo mai provato una cosa del genere. Fortunatamente le prime due settimane ho avuto sempre qualcuno accanto a me, ho avuto i miei fratelli, Francesco e Susanna, che si sono presi cura letteralmente di me, ho avuto Eleonora che è stata 24 ore su 24 insieme a me, quindi diciamo che la mancanza l'ho sentita. Diciamo che non ho sentito tanto la mancanza anche nello stare a casa, no? Perché io avevo paura anche nel vivere da sola, nelle mie abitudini, perché dopo 5 anni ragazzi è tosta vivere da sola, trovarsi sola comunque in una casa grande, vuota, io e i miei cagnolini, no? Quindi avevo tanta paura di quello, ma le prime due settimane fortunatamente io non ho accusato il colpo e la botta perché sono uscita tutte le sere, mi sono sempre andata a distrarre,
andavo nei locali, bevevo i miei drink, stavo con le amiche, mi divertivo, lo vedevo proprio come una cosa di svago, perché avevo bisogno di quello, avevo bisogno di svagarmi, avevo bisogno di non pensare a nulla, avevo bisogno di tenere la mente libera. Alla fine io sono una ragazza molto libertina, mi piace stare nei locali, al centro dell'attenzione. Non ero proprio una pantofolaia, mentre magari adesso voleva questo, io mi sono accorta che non potevo darglielo. Quindi io inizialmente sono stata così, 2 settimane proprio allo sbaraglio, in giro a divertirmi, a non pensare a nulla, fino a che poi ecco, arrivato settembre, arriva la normalità, arriva che Leonora torna al lavoro, i miei fratelli tornano al lavoro, io sono ritornata appunto al lavoro e quindi ho cominciato a riprendere la vita di sempre, no? Quindi ho cominciato a stare da sola a casa, io con i miei 2 cagnolini, ho cominciato a capire realmente e stando da sola ho pensato e ho capito molte cose, ho avuto le conferme di quello che pensavo, ovvero che comunque era solo abitudine, non c'era più amore e perché soprattutto io all'inizio pensavo che ero arrabbiata, perché dopo che ero venuta a scoprire tante cose di Alessio che mi aveva fatto, soprattutto l'ultimo periodo, io lo odiavo, non lo volevo neanche più vedere, vi giuro, volevo solo ucciderlo quando lo avevo davanti, e quindi io pensavo che era anche quello, no? Che mi faceva essere più dura e mi faceva tenere pugno. Invece no, ragazzi, ho avuto la conferma che forse la storia era finita, era arrivata al capolinea e va bene così. Ora io mi ritrovo appunto sola, in una casa troppo grande per me, però fortunatamente la casa era mia, quindi non ho subito tanti cambiamenti a livello di abitudini, perché io sono una ragazza molto 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 abitudinaria e se mi cambia qualcosa poi ci metto un po' a riabituarmi, e quindi per fortuna io diciamo le cose che mi legano, i miei affetti, le mie cose a casa non ho cambiato nulla. Ho solo bisogno di rivoluzionare un po' la cosa, voglio cambiare un po' il mobilio, un po' la casa per non avere ricordi eccetera eccetera e sentirla più mia, perché mentre prima era mia di Alessio, adesso voglio invece cercare di creare una situazione un po' mia. E infatti io sono un po' di giorni che sono qui a casa di mio fratello appunto per questo, perché voglio cambiare prima un po' di cose a casa per stare proprio bene e tranquilla con la mente libera a casa mia. Niente ragazzi, quindi questo è tutto, io spero di avervi spiegato un po' insomma la grande quello che è, magari più in là se me la sento vi dirò il vero e proprio motivo, qual è stata la vera causa, perché appunto io mi sono lasciata con Alessio. Nel frattempo non me la sento e cercate appunto di rispettarmi, per me è già difficile mettermi così a nudo qui su YouTube. Sicuramente la mia vita cambierà, quindi vedrete più video dove sono single, dove magari, non lo so, faccio più cose, dove mi vedete magari uscire, andare in locali, non lo so. Sicuramente vi vedrete la mia vita cambiare. Io comunque voglio ringraziare a tutte quante per essermi state vicine, per esservi preoccupate di me. Non vi preoccupate, io sto bene, sono un po' ancora scossa da tutti insieme, ma sto bene, piano piano mi riprendo. Anche il fatto di registrare video per voi mi fa distrarre, mi fa stare bene, quindi non preoccupatevi, io sto bene. Ora piano piano che comincio ad abituarmi appunto a vivere da sola, magari poi se vi fa piacere vi faccio anche dei video dove vi parlo appunto di com'è vivere da sola, di come mi è cambiata la vita, di com'è la vita da single. Dai, diciamo che se vi fa piacere vi apro proprio una rubrica di com'è la vita da single, anzi fatemi sapere qui sotto con un commentino se,
se vi fa piacere, appunto, che vi magari vi apro proprio una rubrica di come mi è cambiata la vita. E niente, ragazzi, io detto questo, vi mando un bacione. Se non siete ancora iscritti al canale, vi fa piacere, mi raccomando, iscrivetevi. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, dolcezze!